Io sono un dipendente ASER e stamattina siamo qui unitamente ad altre società partecipate ai lavoratori del consorzio Salerno, ai lavoratori del consorzio, per avere un incontro con l'assessore Bellacosa e quindi in effetti ridiscutere il nostro posto, almeno io parlo per l'ASER, il nostro posto di lavoro, poiché sono 3 anni che ci troviamo in cassa integrazione. E addirittura il 30 novembre abbiamo la scadenza della cassa integrazione, per cui in effetti corriamo il rischio di andare in mobilità, si parla già di lettere di licenziamento e tutte queste cose qua, quindi noi vorremmo capire qualcosa in più stamattina dall'assessore Bellacosa. Allora, oggi c'è un incontro convocato dall'assessore Bellacosa che coinvolge i consorzi e le partecipate per la problematica afferente al ciclo integrato dei rifiuti. Nello specifico noi siamo lavoratori della ex ASER da 3 anni in cassa integrazione e oggi abbiamo avuto anche l'amara sorpresa e l'ultimo regalo della messa in mobilità con licenziamento collettivo. Quindi diciamo una tragedia ulteriore a già 3 anni di tragedia che viviamo sul piano professionale, economico, familiare, eccetera, eccetera. Cosa ci aspettiamo dall'incontro di oggi? Pochissimo. Proveremo, come facciamo ormai da 3 anni, a porre le questioni e a sperare in una risposta che non sia la solita, quello del dire vedremo, la responsabilità è di altri, noi intanto insomma, continuiamo a vivere una tragedia, noi che stanno nella nostra stessa condizione. Buongiorno, ci troviamo sotto la provincia di Salerno e siamo i lavoratori dell'ASER S.p.A. Da qualche giorno ci è pervenuta la lettera di messa in mobilità e quindi di conseguenza del licenziamento di fatto. Lavoratori che dovevano proseguire le loro lavorazioni di smaltimento rifiuti in provincia di Salerno, questo è l'epilogo vergognoso finale che ci ha portato a questo stato, grazie a una gestione scellerata della cosa pubblica e quindi di fatto di risorse pubbliche. Sono la mamma di casa, non ho palino. Cioè, voi siamo aperti, non vorrei nulla, però...